E a Penne, davanti allo stabilimento della Brioni, che questa mattina CGIL, CISL e UIL si sono dati appuntamento in occasione della festa dei lavoratori, 1° maggio, per ribadire la propria vicinanza ai dipendenti del marchio di abbigliamento maschile di fascia alta, che nel piano industriale 2021-2025 ha annunciato 320 esuberi. Qui questa mattina è stato organizzato questo presidio. L'Abruzzo si cura con il lavoro, è lo slogan di questa manifestazione dei sindacati. In linea con quello nazionale, l'Italia si cura con il lavoro. Umberto Coccia della CISL Abruzzo Molise, qual è la situazione attuale della Brioni? Sono stati presentati 320 esuberi, azienda di circa 1000 lavoratori, che da alcuni anni ha un decremento di manodopera. L'azienda è disponibile a un confronto tecnico, per cui nei prossimi giorni si aprirà un tavolo tecnico, forse anche più tavoli tecnici, per cercare di rendere più lieve l'impatto di questa decisione. Noi stiamo lavorando anche sul prolungamento della cassa Covid, che termina in giugno, anche per avere più tempo e fare in modo di salvaguardare posti di lavoro. Questo è un giacimento importante dal punto di vista professionale, occupazionale. Ci sono professionalità di altissimo livello, ci sono sempre realizzati abiti di altissima moda, di altissimo valore. Ora l'azienda ci annuncia il 30% di fatturato in meno e quindi propone un piano aziendale di rilancio su abiti più sportivi, su accessori. Noi ci auguriamo che questo rilancio col nuovo piano industriale possa avere effetti positivi. Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL Abruzzo Molise, oggi 1° maggio, festa dei lavoratori. Ma cosa resta ancora da festeggiare con tutte le vertenze in piedi, aperte anche in Abruzzo? In questo 1° maggio c'è davvero poco da festeggiare, con 900.000 posti di lavoro persi dall'inizio della pandemia, soprattutto posti di lavoro che riguardano giovani, donne, lavoratori precari. Lo slogan di questo 1° maggio è l'Italia si cura con il lavoro, nel senso che l'Italia e l'Abruzzo ripartono soltanto se ripartirà il lavoro. Questo significa difendere il lavoro dalle crisi industriali. La Brioni è soltanto l'ultima di una lunga serie di crisi industriali che riguardano il territorio abruzzese, e dall'altro lato anche creazione di nuova occupazione. Noi dobbiamo fare in modo che l'Abruzzo faccia atterrare subito le risorse del Recovery Fund e della programmazione regionale ordinaria. Michele Lombardo, segretario regionale della UIL Abruzzo, come si può rilanciare a questo punto uno stabilimento come quello della Brioni? Il piano deve prevedere nuovi mercati, nuovi prodotti e anche una capacità produttiva di questo stabilimento che aumenti e non che si abbassi. Perché se no è la logica del carciofo che si sfoglia, e quindi oggi ne abbiamo 320, domani ne avremo altri. Non a caso oggi abbiamo scelto come 1° maggio questa vertenza simbolo di un mercato del lavoro che soffre. Noi nel 2020 abbiamo perso circa 11.000 posti di lavoro nonostante il blocco dei licenziamenti e gli ammortizzatori sociali per Covid. Siamo ormai abbondantemente sotto i 500.000 occupati in Abruzzo, dato che non accadeva dalla crisi internazionale del 2009.